La città di Aleppo sembra paralizzata. È un silenzio irreale che forse annuncia il peggio, che può essere stanotte o domani. Ad Aleppo i ribelli siriani si preparano alla madre di tutte le battaglie contro le forze governative fedeli a Bashar al-Assad. Dal paese sono già scappate 150.000 persone verso Giordania, Libano, Iraq e Turchia, e solo ad Aleppo ci sono altri 100.000 sfollati arrivati anche da altre città e rifugiatisi in scuole pubbliche aperte proprio per dare loro un riparo. La comunità cattolica dei Fratelli Maristi, già presente ad Aleppo con tre religiosi per un programma sociale in favore dei poveri, è rimasta con loro in città. Insieme a volontari ed un imam si è rimboccata le maniche per assistere anche gli sfollati. Da martedì scorso, con l'arrivo di molti sfollati, ci stiamo occupando anche di loro. Ci stiamo preoccupando di dare loro almeno un pasto al giorno. Ci stiamo occupando della situazione igienica e sanitaria, del sostegno ai bambini, perché elaborino quanto stanno vivendo. Abbiamo un'equipe di pediatri e medici, ma ci mancano i medicinali, mancano il pane, i generi di prima necessità. Fratel Giorgio lancia anche un appello ricordando la convivenza pacifica tra religioni che da secoli ha caratterizzato la Siria. Siamo un popolo che ha sempre vissuto insieme, cristiani e musulmani. E oggi il problema non si pone come una questione interreligiosa. Da un anno e mezzo ci hanno imposto una guerra, una cosa che non abbiamo né chiesto né cercato. Noi vogliamo la pace. Questa è la cosa più importante. Per favore, aiutateci. Per favore.